succede? Non dovevamo seguire. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Speriamo sia più veloce. Ci penso. Perché una cappella temporanea? Oh, buon Dio, ne avrei fatto volentieri a meno. Cos'è stato? Sentite? Non fa niente. Un attimo, ci siamo già passati. Non mi sembra. Alex, per me siamo già passati di qui. Ci stai facendo girare in tondo. Su, ragazzi, dobbiamo muoverci. Ehi, fa attenzione, non è il momento di giocarci. Bel coltello. Sarebbe un'ottima liquidazione per i miei assalitori. Non si sa mai, può esserci utile. Cristo, oddio! Alex, che c'è? Ah, guarda tu stessa. Wow. Soup du jour, mademoiselle. Come se sapessi davvero cucinare. Dai, rilassati. Era per sdrammatizzare. Ok, ora dove diavolo siamo? Credo che si debba andare di qua.
cosa qui con noi. Tu non... cioè... non hai sentito niente. Meglio continuare a muoversi. C'era qualcosa. Si muoveva nell'ombra. Ratti. Probabilmente era un ratto. Tutto qui. Non ridere di me, idiota! Ok, siamo già passati di qui, ne sono certa. Stiamo girando intorno. E che proponi, tornare indietro? Siamo già passati di qui! Calmati, Giulia. Non abbiamo scelta, dobbiamo continuare di qua. Ok, no, io non ce la faccio. Cosa? Bare disgustose in cappelle ripugnanti. Non fanno per me. I fantasmi non esistono. Oh, fantasmi? Anche i fantasmi adesso? Beh, no, dato che non esistono. Beh, tu lo sai, io lo so. Ma i fantasmi lo sanno? Ascoltate. È inquietante, disgustoso e forse è qualcosa di perverso, ma sono solo un mucchio di cadaveri e sono sicuro che rimarranno morti. Ma che cos'è? Successo qui dentro. Certo che poteva andarti meglio. Ok, andiamo. Ora! Via di qui, forza! Ok, basta scheletri per oggi. Ehi! Questo tizio ha un nome. E poi perché sono qui? Di certo non speravano di restare su una nave fantasma per l'eternità. Che importa da dove venissero o dove andassero? Sono morti, noi no, quindi proviamo a restarlo. Ti dai una mossa, ti prego, ti prego. Guarda questa. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamocene. Sì! Magari questo è il piccolo Draculino. E quelli i suoi genitori. Riposano nella terra del loro paese natio e... usciranno dalle bare e faranno colazione con Conrad. Fine. Le hanno chiuse per bene queste bare. Perché sigillarle con le catene? Beh, è un modo per chiudere una relazione. Che succede? Ce ne andiamo? D'accordo. Dobbiamo salvare Chris. Sbrighiamoci.
fa questo rumore? Quale rumore? Wow, è tutto lindo e pulito. Non è il momento di scherzare, dico sul serio. Non ne posso più. Merda! Ma che cazzo? Non toccarlo, perché l'hai toccato? Dove diavolo è Conrad? Conrad! Sarà a prendere aria. Conrad! Dio santo! Questo è morto di paura. È evidente. Ok, allora, questo tipo soffriva di appendicite ed è piuttosto comune, ma poi è stato stroncato da un infarto, che di comune non ha niente. Hashtag no, no. Deve essere più avanti. Connie! Shh, silenzio. Io grido quando voglio. Connie! Dove diavolo è andato? Mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Dimmi dove cazzo stiamo andando. Indietro e non toccare niente.
Non sai neanche quello che fai. Fai solo quello che ti ordina, vero? Stop. Ecco qui. Dire un'altra parola. Osson! Ti prego, non devi farlo per forza. Gesù! Oddio. Oddio, quel tipo. Quel tipo forse è ancora qui. Cioè, se muori qui, il tuo fantasma resta. Riprenditi. Dici cose senza senso. Ma dove sono finiti i tuoi amici? Non so che cazzo sta succedendo qui, ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Forza! Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel? Accidenti.
Scusa, io mi dispiace. Ok, primo, come sei sfuggito? Quello... No, ma come sei arrivato qui? Cercavo di raggiungerti per, non so, salvarti, ma ho sentito dei rumori e mi sono nascosto. Voglio uscire da qui e respirare aria fresca. Bene, questi corridoi sembrano tutti uguali. Ehi! Chris, ehi! Dov'eri finita? Grazie.
sei assolutamente... Zitto! Continua a camminare. E non ti fermare. Accidenti. Adesso? Chi va là? Via, via! Scheletri? Dov'è la pelle, amici? Che fine ha fatto la pelle? Essere qui. Non dovrei vederti. Una qualche sorta di litigio.
Alex? Giulia? Oh, cazzo, no! Sono finita. Questo posto, che succede qui? Thank you.
Coraggio, Fliss, resta lucida. Aspetta!
Grazie. Sarai annegata. Dobbiamo andarcene. È ancora qui, quel maledetto. Cut! Mi hai lasciato a bocca aperta con questa avventura piratesca, è stata una bella idea. No, sul serio, mi sto divertendo un mondo, sì. Ma forse i ragazzi che hai ingaggiato stanno esagerando un pochino. Non fare economia, a volte è meglio non risparmiare. Per evitare sorprese, per evitare gente che non conosce il senso della misura, se capisci cosa intendo. Ma se vuoi possiamo sempre finirla qui e liberarci di loro, mi va bene. Sono completamente fuori di testa, ci danno la caccia a bordo di una nave. Alex! Giulia! Guarda gli altri. È chiaro. Cosa? Mi sta prendendo per il culo. Sto impazzendo. Devo trovare gli altri. Qualunque cosa sia, mi sta facendo impazzire, ok? Sto impazzendo. Thank you.
sicuro il capitano sapeva cosa succedeva a bordo. Quindi dovrei guardare dietro questa porta, vero? Dovrei proprio? Sì, dovrei. Beh, ok. Ora come apro questa cazzo di porta? Devo trovare il modo di forzare la porta. Usarlo come leva per forzare la porta. Thank you.
diventato amore. Forza, dobbiamo muoverci. Cerchiamo gli altri. So come ti senti adesso. Cioè, non lo so. Ci serve un modo per uscire da qui. Giusto, prima di pensare a tutto il resto, ok? No, non ce la faccio. No. Beh, neanch'io, ma è per questo che dobbiamo aiutarci. Insieme siamo più forti. È l'unica possibilità. Ma salve! La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Ah, la nostra prima vittima. E povero Alex. Ma ci sono modi peggiori per andarsene. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene, spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Nessun indizio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Beh, in bocca al lupo.
Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Si può sapere cosa ti ha preso? Brad, sei uscito di testa alla grande, mi hai quasi uccisa. Come? Ma di che parli? No, andiamo, è assurdo. Questa nave deve essere stregata. Non c'è altra spiegazione per le follie che stanno capitando lì sotto. E va bene, di solito sono io a esagerare, ma qui c'è un'altra spiegazione, giusto? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Ho visto qualcosa. C'era questa... signora, cioè una vecchia suonata come una campana. Niente di male, ma poi è sparita proprio davanti a me. Alex non era l'unico Alex. C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Ora riflettiamo, ok? Questo posto è troppo incasinato per essere un caso. Chiaro, no? Qui sta succedendo qualcosa. Cosa sappiamo di certo? Qual è il punto? Avete trovato tracce dell'oro? Se qui ci fosse l'oro, l'avremmo già trovato. E? Resta comunque un mistero. E cos'è successo su questa nave? Dove sono tutti? Siamo su un mausoleo, più che su una nave. E i cadaveri fanno parte della nave? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Sono impazzita o questa nave è stregata?